21 settembre, giornata dedicata al sollievo della sofferenza e a poche ore dalla festa di San Pio da Pietrelcina vogliamo aprire una finestra su quella che Padre Pio definiva la pupilla dei suoi occhi, la casa sollievo della sofferenza. E allora do subito il benvenuto a Padre Franco Moscone, nostro arcivescovo e presidente di Casa Sollievo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno padre a te, a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. A Sor Cristina Pievani, superiore della comunità delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, bentrovata Sor Cristina. Grazie. E a Nicola Fiorentino dell'ufficio comunico. Dell'ospedale. Grazie Leonardo. Grazie. Vai Nicola, possiamo partire allora con la nostra puntata che poi sarà anche da apripista per ecco eh, ciò che avverrà nel corso del nostro palinsesto invernale quando sarà dedicato appunto uno spazio eh, a casa Sollievo della Sofferenza. Grazie Leonardo. Padre Franco entriamo subito nel, nel, nel dibattito, nella discussione. Ci, ritro ci ritroviamo qui come ogni anno. È un rito, è una tradizione e in ogni rito le istituzioni sottolineano e approfondiscono i propri valori e la propria missione. Quali sono quelli dell'opera di San Pio? Allora, rito, valori e realtà a mio giudizio stanno sulla stessa linea e vanno sempre mantenuti insieme. Il rito è lo strumento che ce li ricorda i valori e che ci risintonizza con essi lungo il percorso e lungo la nostra storia. I valori in genere vengono pensati come delle teorie, come dei punti di riferimento, ed è vero, ma diventano autentici nell'unica condizione in cui sono reali, si incarnano nella storia e nella materia. Eh, sono due fondamentalmente i valori direi, di base che eh, Padre Pio ha collegato con Casa Sollievo della Sofferenza. Potremmo dire così: la spiritualità della preghiera e eh, la carità della cura e della guarigione, che sono due valori perfettamente evangelici. Ma eh, come valori sono, sono reali se diventano carne nel momento, e allora eh, la preghiera deve farsi comunione, deve farsi capacità di relazione tra le persone. Ecco allora i gruppi di preghiera che Padre Pio ha voluto che avessero in Casa Solievo la loro casa comune, il loro punto di riferimento. Ovviamente è ancora più evidente il, il valore della cura e dell'attenzione attraverso il servizio eh, alla malattia, all'ammalato e eh, alla guarigione. Ecco, quindi eh, Casa Solievo esprime per volontà di padre Pio fondamentalmente questi due valori evangelici che sono possibili, si fanno carne, si fanno evidenti nella storia ormai da più di 60 anni, da quanto eh, Casa Sollievo è stata aperta e sta agendo e dimostrando di poter agire. E sono due valori che eh, in qualche maniera si esplicano anche nella missione delle Apostole del eh, Sacro Cuore di Gesù, Suor Cristina, ecco per tanti anni in corsia e eh, anche espressione poi della spiritualità della vostra Madre fondatrice che vi ha voluti davvero eh, in prima linea con gli ammalati. Ecco, Padre Pio e la vostra fondatrice, Madre Clelia, un santo, una beata, perché Madre Clelia è beata. Ecco, cosa hanno in comune? E eh, ci sono anche delle divergenze. Penso che in comune abbiano soprattutto l'amore per Cristo e nell'amore per Cristo l'amore per i fratelli. Per cui tutti e due due vite dedicate a Cristo fino in fondo, anche se in modo diverso, e due vite dedicate agli altri fino in fondo attraverso la croce. Sia per Padre Pio che ha consumato la sua vita nel confessionale e offrendo tutte le varie disavventure in cui è in corso, e sia Madre Criglia che per, eh, per il suo istituto e per le, le persone da assistere ha sacrificato anche la sua fama e la sua dignità a un certo punto, perché veramente ha dato tutto. E quindi, due, due, due santi che si trovano nel senso di stare accanto al sofferente, perché stai accanto a Cristo e starci accanto come Cristo, con la tenerezza e l'amore di Cristo. Su questo vanno perfettamente d'accordo tutti e due. Le divergenze, vabbè. Sono... Se si può parlare ecco, anche di divergenze, magari. Diciamo che hanno avuto due vicende molto diverse: esatto. San Pio muore in odore di santità, Madre Credia muore nell'oblio quasi più assoluto e nel nascondimento, eh, sono, però il fondamento è uguale, sono due vite donate e sacrificate fino in fondo, quindi chi li segue sa cosa deve fare. Se posso intervenire, io direi che sono come due colori ma della stessa luce, perché <ride> i bello. colori del, del prisma eh, sono diversi ma la luce è unica. Quindi, attraverso Cristo che è la luce, si esprimono questi due colori magnifici ecco, della vita di padre Pio e di quella di madre Clelia, e la Chiesa li ha riconosciuti nella loro forma, nella loro bellezza e nella loro, nel loro messaggio sempre moderno. Continuiamo con lei, Padre Franco, per parlare dell'altra opera di Padre Pio, quella che il Papa ha definito l'opera di misericordia spirituale, cioè i gruppi di preghiera di Padre Pio. La settimana scorsa si è, si è concluso un convegno nazionale che possiamo definirlo un passaggio a un'euro nuova, a un periodo nuovo. Beh, I fedeli pellegrini sono tornati a San Giovanni Rotondo. Se ricordo bene il 33 eh, Convegno bene. nazionale, allora 33 è anche un numero eh, sì, dal grazie. punto di vista cristiano significativo, lo colleghiamo all'età di Cristo, ma l'età di Cristo 33 è anche il passaggio dalla storia... Eh, De, della salvezza e quindi al Cristo sulla terra, alla nuova luce di Cristo risorto che manda ad essere eh, missionari nel mondo. Ecco. Eh, credo che eh, sia stato un passaggio e poss possiamo leggerlo come passaggio eh, dopo il periodo della pandemia che non è conclusa, quindi, però eh, si, sa, si sa in qualche modo come gestirla in questo momento. Ecco. Eh, un, vero, un vero passaggio perché c'è stato un ritorno numerico, ma questo è ciò che conta meno, c'è stato a mio giudizio anche un ritorno di qualità, nel senso che al convegno, più che aver partecipato dei gruppi in sé, hanno partecipato per lo più rappresentanti e, e persone impegnate dentro i vari gruppi con un certo leader, con un certo servizio di, di, di unione e di indicazione del cammino. Quindi è un qualche cosa che forse prima, nei 32 convegni precedenti, non, avemo, non avevamo sottolineato o non avevamo visto così con chiarezza. Quindi senza dubbio è un ripartire, ma anche con qualche cosa di nuovo, perché la ripartenza è sempre per il futuro e quindi non può essere una ripetizione per del passato, sarebbe cosa da museo. Quindi... scopri scaletta, Nicola, perché padre Luciano Lotti, dove era seduto lei una settimana fa, definiva questo convegno il convegno della. Maturità, perché dopo due anni di pandemia, ecco, eh, in cui i gruppi, eh, insomma, hanno camminato sì in comunione, ma comunque attraverso degli strumenti diversi rispetto sì. a quelli ai quali erano abituati, ecco, avevano bisogno di rivedersi e di ritrovarsi. Questo vale, vale per tutti, e vale per tutte le istituzioni e per tutte le tipologie di relazioni. Il bisogno di ritrovarci fisicamente, senza la fisicità non c'è storia, non c'è vita, non c'è spirito, perché lo spirito ha bisogno del fisico per potersi esprimere. Ecco, quindi c'era estremamente bisogno e forse anche il, la ripresa dei numeri ci dice un po' questo, ma vale per i gruppi di preghiera e vale per qualsiasi altra forma di socializzazione. Insomma, che viene fuori dopo la pandemia. Io credo che sia anche importante considerare la pandemia non come un, un taglio, ma come parte di una continuità. Eh, eh, la discontinuità nella continuità, la, la storia ecco, de, dell'umanità che stava andando avanti, in qualche modo si è trovata dentro una discontinuità, però è parte della sua storia, quindi è un pezzo improvviso, strano, difficile, impensato, imprevedibile, ma della storia, quindi anche la pandemia sta nella continuità e da questo dobbiamo trovare eh, quei semi, quegli aspetti positivi che, che danno futuro e non fanno semplicemente desiderare tornare indietro, no, ma che danno spinte di correzione al cammino del futuro. E a proposito di relazioni, Sor Cristina che per 30 anni ecco, ha percorso le corsie degli ospedali, poi anche dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e ecco, ora è chiamata a una nuova missione Vuoi dirci di cosa si tratta e soprattutto cosa ti mancherà di questa... della vita in corsia. della vita in corsia, ecco anche per parafrasare il nostro programma. Beh, adesso sono chiamata a lasciare la vita in corsia perché mi hanno chiamato a far parte del, del nostro governo generale, quindi del gruppo delle consigliere che affiancano la superiore generale. Quindi adesso dobbiamo ancora definire esattamente bene il percorso, però si tratta praticamente di, di aiutare, di, di collaborare nella, nella gestione di tutto l'istituto, di, di aiutare nel risolvere le problematiche. L'istituto è in quattro continenti, per cui Ce i ne problemi di sono tanti <ride> e mm. quindi bisogna dare una mano in questo senso. E cosa ti mancherà? Mi mancheranno sicuramente i malati, mm. ma anche il personale. Cioè proprio quel contatto diretto con le persone. E, diciamo che ti manca quel poter portare la tenerezza di Gesù così direttamente, anche se fondamentalmente lo fai perché in un certo senso aiuti a preparare il terreno perché altri lo facciano e quindi ci sei ancora. L'ultima domanda di questo slot. Ehm... Abbiamo un filmato, prego la regia di mandarlo in onda e racconta la carità operosa dei gruppi di preghiera che sostengono l'ospedale con la preghiera, con la carità e anche con iniziative come queste. Prego la regia di mandare in onda il filmato. Grazie alla, regia, grazie alla regia, grazie anche al nostro Michele Martino che ha eh, montato il filmato. Padre Franco, si può star vicini all'opera di San Pio alla Casa Sollevo anche in questi modi, invitando i, pa i pazienti della pediatria sull'isola di La Maddalena in Sardegna? I gruppi di preghiera che fanno capo all'isola della Maddalena ce lo hanno dimostrato come possibile, ormai da più anni eh, quasi è quasi diventata... Posso dire una tradizione positiva di, di cura, di tenerezza e di accoglienza. E quindi la mia risposta è sì e come gesti come questo gruppo ce ne sono tanti eh, da altre parti e anche qui vicino insomma ci sono tante iniziative che hanno coinvolto soprattutto la pediatria l'oncopediatria eh, del nostro ospedale eh, per far vivere eh, ai bambini ai ragazzi insomma una vita il più possibile normale bella e è piena di, di gioia pur nella malattia, nella sofferenza, in una prospettiva di vita che, che non è facile ecco, a loro e alle loro famiglie. Eh, in gruppi di preghiera, in questo caso un gruppo di preghiera della Maddalena, ha dimostrato di avere eh, sufficiente fantasia creativa attraverso la preghiera per, per offrire ecco, un'opportunità, uno spazio, eh, si è messo a disposizione. E, e ha aperto braccia e direi anche portafoglio eh, dando, dando disponibilità economiche eh, per un gesto di questo genere. Eh, credo che un po' tutti i gruppi di preghiera eh, riescano insomma, a trovare proprio da, dalla vita di preghiera un'apertura di mente e di cuore e diciamo anche quando serve di portafoglio per aiutare. Per aiutare in particolare i malati, ma ogni forma di sofferenza. Padre Pio vedeva nei malati la prima forma di sofferenza da aiutare e da sollevare. Bene, allora ringraziamo Padre Franco che ritroveremo tra pochi minuti, tra circa mezz'ora per la celebrazione eh, dell'Eucaristia con tutto il personale di Casa Sollievo della Sofferenza in questa giornata così particolare. Grazie Suor Cristina e buon cammino, ma penso ci rivedremo ecco, <ride> molto spesso ecco, da questo punto di vista. Allora noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo ancora qui con questo speciale dedicato all'opera di Padre Pio con un altro ospite d'eccezione. Restate con noi. Tempus Fugit, diceva qualcuno qualche secolo fa, e noi eh, corriamo con la nostra <coughs> diretta perché eh, questa mattina abbiamo nei nostri studi davvero un ospite d'eccezione, il professor Angelo Vescovi, che è direttore scientifico dell'Opera di Padre Pio. Buongiorno, professore, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori, alla mia mamma che ci segue da Milano. E entriamo subito eh, nell'argomento, eh, direttore Vescovi. Sì. Eh, lei sta portando avanti assieme ai suoi collaboratori delle sperimentazioni scevre da implicazioni etiche. Che cosa vuol dire e quali sono queste sperimentazioni? Mamma mia che domanda difficile o anche troppo facile, nel senso che per quanto riguarda l'etica le implicazioni sono molteplici. Per quanto riguarda il nostro tipo di sperimentazione, il riferimento è strettamente al tipo di terapie che noi facciamo, che sono terapie per cercare di curare e ricostruire il tessuto nervoso, quindi le malattie neurologiche che impiegano delle cellule. Queste cellule fino a pochi anni fa e soprattutto fino ai nostri primi lavori venivano prelevate da feti abortiti, soprattutto con aborti procurati. E ovviamente questo implica creare un, un legame tra una terapia che è compassionevole, se vogliamo, rispettosa della de, de sofferenza del paziente, con un atto che è fondamentalmente è la distruzione di una vita umana. Eh, mh, per chi vive della nostra filosofia, della nostra etica, questo è inaccettabile. La Chiesa sicuramente non supporta questo tipo di approccio. Per cui noi abbiamo creato un progetto di ricerca che si è sviluppato in realtà nell'arco di 20 anni, che all'inizio è stato guardato con sospetto anche un po' dall'interno dei nostri ambienti, perché si pensava non fosse possibile. Cioè produrre queste cellule senza dover utilizzare materiale da aborto procurato. Il primo passaggio che abbiamo fatto, cerco di essere breve, è stato quello di isolare queste cellule, mettere a punto una tecnica che, che permette di prendere un frustolo di tessuto nervoso fetale e da quello generare un numero fondamentalmente infinito di cellule per poter trapiantare milioni di pazienti. Non sono numeri a caso, sono numeri pubblicati. Ora però si tratta di materiale fetale ma da aborto naturale, okay. Okay. È, Ed una è una brutta parola che non mi piace la parola aborto. È, mh, decesso in utero per cause documentatamente naturali. Chi ha ipotizzato che noi prendessimo tessuto eh, da aborto procurato, eh, a caso di sofferenza, non si fanno queste cose e poi comunque c'è una tracciatura che per legge eh, ti impone di documentare chiaramente l'origine del tessuto e abbiamo. Messo a punto il primo metodo, ci metto due secondi e finisco sì. subito, il primo metodo che ti permette di avere, dopo che è stato dato il consenso informato, il feto può andare alla, alla, alla sepoltura, fare una biopsia da questo povero esserino che è morto per cause naturali, ma dare la speranza a centinaia di migliaia di pazienti. In questo momento stiamo facendo un'altra cosa, che è quella che permette di prelevare un pezzettino di epidermide o del sangue del paziente che deve essere curato, riprogrammare le cellule e Dall'epidermide, dal sangue generare quelle cellule staminali che prima prendevamo da questo tessuto e che adesso invece ci vengono dal tessuto del paziente e diventano cellule staminali cerebrali. In tutto questo circuito, con questo chiuso, non entra la parola aborto, non entra la distruzione di una vita umana. Nell'ultimo caso, addirittura si tratta di un trapianto autologo, non si usa più nemmeno il materiale fetale. Vent'anni fa era considerata eresia, siamo stati attaccati pesantemente per questo. Oggi è una realtà qua in fondo alla strada. È già operativa e sta funzionando. Esatto, entriamo proprio nel merito di queste sperimentazioni. Qualche giorno fa si è svolta la giornata nazionale sulla SLA. e La SLA è una delle patologie target che avete messo, diciamo così, nel vostro obiettivo. Qual è la vostra che tipo di malattia è brevemente e qual è la vostra strategia di ricerca? Eh, la malattia è probabilmente la malattia peggiore che io conosca. Il paziente eh, vede una distruzione progressiva per cause che non sono ancora chiarissime delle cellule che controllano, controllano il movimento volontario, si chiamano i motoneuroni. Ce ne sono, per semplificare, due livelli di motoneurone, uno da questo dove io mando i miei segnali al midollo spinale e il secondo motoneurone porta il segnale al muscolo. In, 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 con modalità diverse nei diversi pazienti, ma questi motoneuroni muoiono e si perde il controllo della muscolatura volontaria. Il, pro, il processo è progressivo, in genere dagli arti inferiori sale, a volte parte direttamente a livello della quindi dalle aree superiori. Il problema è un paziente che diventa non più autonomo nel movimento prima, ma poi non più autonomo nella respirazione, quindi i pazienti vengono intubati. E addirittura pochi lo sanno, negli stadi su terminali, quando il paziente è intubato ma vive con l'attaccato dei macchinari, addirittura paralisi dell'oculo motore, quindi non si può più nemmeno comunicare con gli occhi. È un incubo essere eh, chiusi all'interno di se stessi senza potersi muovere e comunicare. Quindi secondo me la malattia peggiore è la. la eventualmente si muore inevitabili non ci sono cure. L'approccio attuale è ancora quello, ce ne sono tanti altri che stiamo sviluppando ovviamente ramificando quello originale, ma di utilizzare le cellule di cui parlavo prima ed è già stato fatto, noi abbiamo concluso la prima sperimentazione di fase 1 al mondo con queste cellule, in cui queste cellule sono state trapiantate nel midollo spinale di 15 pazienti, 18, 18 pazienti cercando di arrestare la morte di questi neuroni. Siamo riusciti a rallentarla, in realtà gli studi sono già stati pubblicati di una fase 1, stiamo cercando adesso di arrivare a finanziare una fase 2 in cui cerchiamo veramente, dopo aver documentato nella fase 1 la sicurezza dell'approccio, di ottenere dei risultati a livello neurologico migliori. Ovviamente da qui sono poi gemmate tutta una serie di iniziative ulteriori in questo senso. tentativo al momento è di cercare di rallentare questa malattia. Siamo in questo momento, riflettevo l'altro giorno in una riunione, siamo l'unico gruppo al mondo, Casa solleva la Sofferenza, che ad oggi ha fatto due sperimentazioni cliniche in questo settore la seconda sulla sclerosi multipla. E a proposito di quello che diceva e a pochi passi da qui, nella ricerca contano gli uomini, le donne, ma conta anche l'hardware, le infrastrutture. Sì. Che cos'è una cell factory e perché è così preziosa per la ricerca? Una uh, cell factory come viene chiamata o fabbrica delle cellule, perché se traduco letteralmente questo significa hanno nomi più complessi, è una struttura che poi sì. abbiamo anche dei filmati. Un sì, giorno. abbiamo delle Insomma, immagini. Cioè avete dei, sì, è sì, qua, questo, questo è Isbremit, l'istituto, è praticamente, si trova al primo piano, sono le finestre che vedete lì sul, sul primo piano, è un ambiente completamente controllato, infatti sul tetto ci sono tutti i macchinari, l'intero tetto dell'istituto è coperto di macchinari che forniscono il completo controllo di temperatura, umidità, pressione, polverosità, questo è solo l'inizio. All'interno di questa struttura con dei percorsi controllati si garantisce che le cellule che vengono prodotte all'uscita per andare in sala operatoria siano sterili, sicure e quindi c'è da certificare tutti i protocolli di produzione. Detto così sembra una cosa semplice, è un processo che mi ha richiesto 12 anni di lavoro, dopo aver scoperto le cellule. Non avevo mai fatto una cosa di questo genere, se tornassi indietro non so se la rifarei, tanto è complessa. Questa struttura è in realtà l'unica al mondo che fa questa cosa. Eh, lo dico documentatamente. Posso dare una, una notizia, una notizia, non la voglio bruciare e poi le dare una notizia, ma proprio grazie all'esistenza di questo istituto, che è stato su 43 progetti europei del Piano Organizzativo Nazionale l'unico andato a fruizione, quindi è stato fatto con fondi della Comunità Europea nel Sud. Grazie a questo istituto adesso l'IRCS di San Giovanni è uno dei quattro coordinatori nazionali nei progetti del PNRR per i prossimi otto anni. È un risultato, risulta, daremo poi la notizia nei dettagli domani, è un enorme risultato proprio grazie al fatto che questa struttura che c'è dentro Isbremit, che ha tante altre cose oltre alla Self Factory, è una struttura che è fondamentalmente unica a livello europeo e che è l'unica al mondo che produce queste cellule. Okay. Abbiamo richieste di accedere ai servizi, quindi anche un impatto sul richiamo per, verso la nostra zona di eh, cultura richieste, quindi in cassi, perché servono a fare la ricerca comunque. Un'altra sperimentazione riguarda la sclerosi multipla, ci vuole aggiornare sulle mm -hmm. ultime novità? Dunque, la sclerosi multipla abbiamo chiuso uh, la sperimentazione Questa di fase 1, stiamo scrivendo il manoscritto scientifico che documenta che in questi pazienti affetti da sclerosi multipla il trapianto di cellule staminali cerebrali è assolutamente innocuo. Allora il problema delle fasi 1 è che la loro funzione è quella di dimostrare che l'approccio che tu utilizzi per il trapianto e le cellule sono sicuri per i pazienti. Nella fase 2 si va poi a cercare eh, l'efficacia neurologica. Spesso nella fase 1 si cerca anche questo. Purtroppo per i pazienti che noi abbiamo dovuto selezionare, ma anche eticamente, deontologicamente era corretto, questi erano pazienti che sarebbe stato molto improbabile vedere un effetto neurologico perché il danno ormai era avvenuto impossibile, riparare un danno di quel tipo con questo tipo di approccio. Però è andata molto bene, il lavoro spero sarà pubblicato a breve. Eccolo lì, vedete i macchinari sul tetto, quel tetto lì sono solo macchinari che controllano l'ambiente. E quindi adesso stiamo per depositare la domanda di fase 2. Ci restano due minuti, professor Vescovi. Spesso l'abbiamo sentito dire che la ricerca in Italia soffre. Eh? E di che cosa soffre? Cos'è che manca a questo paese e alla comunità internazionale per investire davvero in ricerca? Brevemente. Ah, Avreste dovuto dirmelo prima così prendevo un sedativo. Manca, allora in primis, se dovessi filosofeggiare, manca un atteggiamento positivo nei confronti della ricerca io ho visto questa campagna elettorale, la parola ricerca l'ho quasi non sentita, Cerca parte un appello fatto dal professor Paresi, che, che Dio ce la tenga a bordo per tanti tanti anni, perché ci, sta, ci, ci aiuta in questo senso, ma non c'è una sensibilità nei confronti della ricerca, eh, l'investimento del prodotto interno lordo è un, circa un terzo, un quinto, di quello dei paesi industrializzati, detto questo, se anche immaginassimo di portare i nostri investimenti a livello dei paesi industrializzati c'è questo dedalo di regole ridicole, patetiche, burocratiche, che creano il blocco a qualunque tipo di attività tu voglia fare in tempi utili per la ricerca e per i pazienti. Io non riuscirò mai a spiegare a sufficienza quali sono le follie e i deliri di un sistema burocratico che ormai è servito solo a se stesso. Faccio la regola per far rispettare la regola, non per far funzionare la ricerca qui per assumere un ricercatore ci vogliono 6, 8, 10 mesi con cifre di stipendi ridicoli, questi ragazzi fanno una vita durissima, vengono pagati poco e per prendere un ricercatore ci vogliono 8 mesi. Questo ricercatore se n'è già andato all'estero in 8 mesi e io ho perso il finanziamento. Questi sono solo dei piccoli esempi. Manca l'investimento emotivo, strutturale e economico, manca un interesse, ma di tutti, non della classe politica. Gli manca l'interesse sicuramente della società che punta sempre il dito ma io non vedo la gente che si alza e litiga nei bar perché non diamo i soldi alla ricerca litiga perché il calciatore di turno ha fatto il fallo e non ci è stato dato il rigore Un'ultima un domanda, approfittiamo della sua presenza qui, della sua docenza di biologia cellulare il Covid, ce lo siamo messi brevemente, definitivamente alle spalle oppure? Ma no, sta, sta succedendo quello che è successo anche per un altro coronavirus che oggi, eh, credo fosse l'85, eh, inizialmente fu scoperto ed era, creava delle patologie molto serie e poi lentamente è diventato il virus di un comune tipo di raffreddore che sono tantissimi i tipi di raffreddore in questo caso sta evolvendo in quella direzione certo è sempre molto difficile prevedere se possa avere dei ritorni di fiamma dovendo dire, è quasi un, un, un paradosso ma con l'aumento della infettività di questo virus diminuisce la sua patogenicità cioè la sua capacità di creare Uh, malattia, perché gli conviene infettare la gente, tenerla viva, non farla morire, che così si diffonde sì, sì. meglio, però diventa meno patogenico. Credo che alla fine diventerà endemico, come hanno previsto molti. Certo, non è semplice, ci ha distrutto la vita. Bene professore, allora noi la ringraziamo, la chiacchierata è stata molto breve, però insomma abbiamo toccato davvero tanti argomenti che meriterebbero ovviamente molto più tempo per essere approfonditi, ma che eh, davvero toccano anche la vita di ciascuno di noi. Allora grazie, buon lavoro e grazie. ci rivediamo presto. Grazie di cuore. Avete un grande centro di ricerca qua al sud, siate veramente e ne fieri. E ne siamo fieri, ne siamo Perché fieri. Perché potete andare a testa alta, l'abbiamo appena sper sperimentato. Grazie professore, pubblicità. Ultima parte del nostro speciale dedicato all'opera di Padre Pio e allora voglio subito introdurre i nostri ultimi due ospiti, il dottor Fabrizio Bossa, medico gastroenterologo, buongiorno ben trovato, e l'ingegner Nicola Bellucci dei sistemi informativi di Casa Sollievo della Sofferenza. Voglio subito farvi vedere, amici, un filmato eh, dedicato proprio all'argomento che tratteremo in questi minuti che ci separano dalla celebrazione eucaristica. Vediamo insieme. Buongiorno signora. Buongiorno dottoressa. Come va dall'ultima visita che abbiamo fatto? Beh, insomma, io um, ho eseguito la terapia come mi ha detto, ho assunto la terapia tutto, però um, non sto ancora bene. Cosa ho ancora un po' di dolori diffusi alla schiena. Cosa non riesce a fare principalmente riposo durante la notte, come va? Allora durante la notte mi sveglio diverse volte per questo dolore, infatti cerco di cambiare posizione ma non passa in realtà. Riesci a fare le comuni attività a casa, quelle quotidiane? Non sempre, in realtà sono molto ridotte, infatti alterno un po' di riposo, un po' di movimento. E la posizione retta, riesci a stare in piedi per quanto tempo? Certo. Ok, seguo allora le prescrizioni alla prescrizione che le farò e valuteremo la prossima visita come è andata. Va bene dottoressa, io la ringrazio, allora farò così, grazie. A, a voi buona giornata. Arrivederci. Grazie dottoressa, arrivederci, buongiorno. Abbiamo visto una delle prime sedute di terapia del dolore grazie alla dottoressa Mastro Luca. Abbiamo qui eh, Nicola Bellucci, ingegnere dei sistemi informativi, che ha curato diciamo così, questa nuova modalità di, di vista. Brevemente, che cos'è la televisita e da che cosa è nata l'esigenza di fare questo nuovo tipo di vista? Eh, resto convinto che siamo qua a parlare di televisita perché eh, diciamo, con la pandemia da Covid-19 c'è stato un forte impulso e un'accelerazione nell'utilizzo delle soluzioni digitali che permettessero al paziente di interagire con gli specialisti dell'ospedale durante appunto la fase di emergenza per evitare spostamenti, eh, contenere i contagi e non eh, congestionare ulteriormente le strutture mh, sanitarie. Ed è in questo contesto che eh, è nata l'esigenza di mettere allo studio una piattaforma eh, tecnologica per offrire appunto, ai nostri pazienti la possibilità di interagire con i nostri medici restando a casa. In particolare la televisita è, eh, secondo la definizione del Ministero della Salute, un atto medico in cui lo specialista interagisce a distanza con il paziente che si conclude con un referto firmato digitalmente può dar luogo alla prescrizione. Di cure e farmaci. Qual è l'obiettivo della televisita? L'obiettivo della televisita è offrire eh, ai nostri pazienti, specialmente quelli più fragili, affetti da patologie croniche e soggetti eh, a trattamenti eh, di lungo periodo, la disponibilità di eh, assistenza sanitaria qualificata, efficace e sicura attraverso una modalità di erogazione che permettesse loro di interagire con gli specialisti di casa sollievo della sofferenza restando a casa con tutti i vantaggi in termini di risparmio di tempo, di costi e di disagio. Dottor Bosta, abbiamo visto la terapia del dolore, sappiamo che anche in gastroenterologia siete partiti, per quale tipo di patologia siete partiti e come i pazienti hanno preso questa innovazione? Allora, ad oggi siamo partiti al momento con l'ambulatorio delle malattie infiammatorie croniche intestinali. In particolare facciamo visita ai pazienti che hanno avuto una recente riacutizzazione, quindi necessitano di controlli più, recenti, più frequenti. E quelli che invece devono rinnovare, che stanno bene, devono rinnovare la prescrizione della, della loro terapia. I pazienti sono stati assolutamente contenti di partecipare. Noi negli ultimi due anni avevamo eh, saggiato un pochettino... Eh, Um, come i nostri pazienti avrebbero potuto accettare una modalità del genere e um, a 150 di questi abbiamo fatto un questionario di valutazione ebbene, oltre l'80% dei pazienti senza aver fatto delle viste si è dichiarato propenso a sottoporsi a questo tipo di attività e gradiva, avrebbe gradito che Casa Sollevo avesse offerto questo tipo di servizio I pazienti quindi ci sembra che gradiscono questo, questa modalità di vista che si aggiunge a quella tradizionale ma non la sostituisce Assolutamente, non la sostituisce per nulla, questo è un servizio Agile. in più. Eh, ad oggi abbiamo raccolto anche un po' i feedback di quei pochi pazienti eh, a cui abbiamo fatto la televisione e devo dire che la soddisfazione è forse eh, più alta rispetto a quella che noi ci aspettavamo in base al questionario che avevamo fatto in precedenza ipotizzando la possibilità di avere questa, questa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie da noi. È una, e sì, voi, sì. voi medici che state dall'altra parte, questa nuova modalità di interazione vi, ha, vi, vi, vi rassicura? Lo considerate uno strumento utile per raggiungere le famiglie? Assolutamente, assolutamente, è una modalità che si aggiunge, io penso che veramente nel breve periodo, nel breve futuro, questa modalità si aggiungerà e rivoluzionerà un poco la nostra attività e sarà sempre più utilizzata. E a, Affiancandosi a quelle che sono le nostre attività quotidiane, diciamo che è una, una cosa in più che noi possiamo fare per essere paradossalmente forse ancora più vicini ai nostri pazienti, anche se stiamo a volte più lontani. E' bene sottolineare anche una cosa che spetta al medico il compito di selezionare il paziente idoneo alla televisita. Questo perché? Allora, assolutamente ci sono alcune eh, viste che vanno necessariamente effettuate in presenza ed è assolutamente fondamentale farlo in presenza perché necessita di alcune attività nostre che ci permettono di inquadrare meglio il paziente. Ci sono altre situazioni e non sono poche in cui è indifferente fare televisita o una visita tradizionale. In questo caso, ovviamente insieme al paziente si può scegliere quale modalità effettuare. Torniamo con l'ingegnere Bellucci, tutto quello che facciamo nella nostra vita ha anche delle ripercussioni ambientali, ha delle ripercussioni su ciò che ci circonda, perché possiamo dire che la televisita è un atto medico sostenibile? Sì, eh, in genere il beneficio di un'innovazione, qual è appunto la... La, la televisita, che è un'innovazione eh, non solo eh, organizzativa ma anche eh, tecnologica, si misura dalla capacità di modificare in meglio alcuni, eh, alcune quotid attività quotidiane e quindi di migliorare alcuni aspetti della vita reale. E quindi sia ehm, dei pazienti che usufruiscono di questo servizio che degli operatori sanitari che lo erogano. E dal punto di vista intuitivo eh, è facile immaginare che la televisita porta dei vantaggi perché azzera gli spostamenti, però sono stati fatti degli studi in Italia in particolare. L'Università Cattolica del Sacro Cuore. Stiamo avendo una slide qui ecco, in onda che ci riassume un po' tutte le varie. Le varie sì, ecco. Ha valutato oltre 2.000 televisite eh, erogate da diversi eh, ospedali italiani e l'oggetto dello studio era andare a misurare dal punto di vista quantitativo la riduzione degli spostamenti in termini di eh, ore eh, di spostamento risparmiato nel traffico. Eh, ehm, eh, costi dei carburanti risparmiati è una cosa importantissima, specialmente eh, diciamo, eh, con il contesto eh, attuale, eh, il risparmio sulle emissioni di CO2. Quindi possiamo dire, eh, secondo studi scientifici, che in realtà la televisita è una prestazione che eh, contribuisce alla sostenibilità eh, e al green. Quindi, dottor Bossa, possiamo dire che la televisita può essere utilizzata in quelle circostanze in cui basta un breve confronto tra medico e paziente, bisogna mettere a punto la terapia, vedere il referto, è, è quella l'opportunità in cui utilizzare la televisita? Certo, certo, assolutamente, è proprio dedicata per quei pazienti cronici che noi conosciamo bene, in cui dobbiamo fare un breve controllo, controllare gli esami in laboratorio e eh, confermare o modificare un po' la terapia. L'ultima domanda, prima di chiudere, il eh, caso Sollevo è appena entrata in questa nuova frontiera delle visite, diciamo così, in digitale, è già un riconoscimento. Vogliamo anticipare il riconoscimento che è stato appena assegnato alla casa Sollevo, si tratta del Best Smart Hospital. Che cosa è tratta? Sì, eh, l'innovazione digitale è da sempre un valore chiave per l'ospedale di, di, di San Pio e quindi è una risorsa per migliorare la qualità e la sicurezza dei processi di diagnosi cura e per facilitare l'accesso ai servizi eh, sanitari. La televisita si inserisce in una strategia di sanità digitale che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alle prestazioni, di portare diciamo l'ospedale a casa dei pazienti sfruttando le potenzialità del digitale e la diffusione di smartphone e computer eh, questo sforzo ehm, che vede al centro il paziente perché l'innovazione non è mai fine a se stessa si fa per il paziente ha ottenuto un importante riconoscimento a livello internazionale che è appunto la classifica stilata da Newsweek la vediamo in questo ecco, momento in onda eh, che è un prestigioso settimanale eh, americano che ogni anno sceglie eh, 300, i migliori 300 ospedali nel mondo ospedali smart che significa smart? ospedali che si contraddistinguono per il background tecnologico e digitale e che usano la tecnologia per ripensare i modelli di assistenza e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie. Casasolievo per il secondo anno è in questa classifica eh, che vede la presenza di 18 ospedali. Noi siamo a, a, in sesta posizione, il primo ospedale del sud. E, diciamo, siamo in questa classifica per la telemedicina che Newsweek considera al primo posto eh, diciamo, eh, nella lista dei bisogni degli ospedali. È un eh. riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e orgoglio perché va a premiare ehm, anni di sforzi, sacrifici e impegno anche economico da parte dell'ospedale, eh, sforzi che vengono fatti per offrire al paziente le, i migliori eh, servizi assistenziali anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Italia. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per essere stati con noi, grazie, grazie. Nicola. Ci ritroveremo grazie. nelle prossime settimane. Lasciamo subito la linea alla celebrazione Eucaristica.